Niente ragazzi, niente, un'altra occasione persa che comunque conferma un po' la nostra mediocrità. E purtroppo la partita con la Lazio sembra essere stata un'eccezione, perché poi torniamo subito ad offrire una prestazione insufficiente. 0-0 a Torino nonostante la superiorità numerica per tutto un tempo. E insomma ragazzi, male perché comunque era un'occasione per riaccumulare un po' di punti e per allontanare il Torino, per comunque alimentare un po' la lotta europea, invece ti rifermi un'altra volta. E insomma questo un po' certifica poi tutti i limiti di questa squadra, perché non è la prima volta neanche che comunque anche con la superiorità numerica non riesce a sfruttarla, non riesce a creare neanche palle gol particolarmente significative se non sporadiche, non riesce assolutamente a sfruttare quelle che potevano essere le situazioni favorevoli e insomma purtroppo insomma siamo un po' condannati sempre a questo andamento, a questo andamento a singhiozzo, una stagione che sta prendendo una piega un po' così e che purtroppo non vorrei, appunto, io ripeto, però non vorrei che dirottasse un'altra volta sulle coppe, perché il campionato continua a essere un po' un punto interrogativo, non riesci mai a dare un po' di sprint, un po' di continuità a quello che costruisci. Sono prestazioni che a volte arrivano magari occasionalmente positive, ma che poi a cui non dai fondo, non dai seguito, nonostante oggi Italiano avesse anche coraggiosamente rischiato la stessa formazione dell'altro giorno, che comunque per il primo tempo non ti aveva favorito, perché poi il centrocampo era leggero, hai preso tantissime ripartenze pericolose, Torino aveva segnato, però poi nel secondo tempo ho provato a cambiare qualcosa, ho provato a mettere Barak per sfruttare magari anche le palle alte, però poi è una squadra che è uscito Arthur, che era anche un po' cercato, è entrato Maxi Lopez e praticamente il centrocampo si è spento e non ha praticamente più costruito niente e nessuna palla gol di rilievo, se non un colpo di testa parato da Milinkovic-Savic e un tiro da fuori di Nico Gonzalez, e poi nel finale Nzola che comunque tutte le volte non prende una palla alta che ti condanna a giocare a questo lancio lungo che non è mai funzionale, non è mai positivo, non è mai utile comunque a farti sfondare dal punto di vista offensivo. Quindi così ragazzi, veramente purtroppo rimaniamo nel limbo e ti dà sempre quest'idea, questa squadra di essere incompiuta, di mancargli sempre qualcosa per completare il cerchio, di mancare sempre qualcosa per fare il salto di qualità, tutte le volte manca sempre qualcosa, tutte le volte c'è sempre un limite, tutte le volte c'è sempre qualcosa che non funziona. La coperta è cortissima, tutte le volte quando non c'è un problema e risolvi un problema, se ne nasce un altro. È una stagione così, una stagione così. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Iscrivetevi al canale, Forza Viola, buonasera a tutti qua da Napoli.